esempio Onlus è un'organizzazione no profit nata nel 2011 dall'incontro di alcuni amici, giovani professionisti che avevano il desiderio di coniugare quello che era il desiderio lavorativo, quindi iniziare a lavorare, ma nello stesso tempo generare un cambiamento nel territorio in cui vivevano. Da questa esigenza, esigenze che sono diventate poi un'unica esigenza, nasce un'organizzazione, inizialmente associazione di volontariato, che aveva come obiettivo principale quello di avviare processi di empowerment di categorie svantaggiate. Tutta l'attività, tutta la programmazione iniziale dell'associazione si è concentrata su alcuni campi principali: contrasto alla povertà educativa, contrasto alla violenza di genere, inclusione della popolazione di origine straniera. Per lavorare su questi tre assi principali, per esempio Onlus ha deciso di proiettarsi sia sul livello locale che sul livello europeo. I nostri progetti infatti si muovono su questi due livelli, riusciamo a realizzarli grazie a finanziamenti di origine ministeriale, moltissimo con fondazioni private, e lavoriamo anche con la Commissione europea. Per esempio gestisce dal 2012 un centro aggregativo nel quartiere Borgo Vecchio, che è stato il primo dei quartieri di Palermo su cui abbiamo iniziato a muoverci. In questo quartiere si è avviato un centro in cui si realizzano nel pomeriggio attività di supporto allo studio, attività laboratoriali, attività che poi si ampliano alla famiglia e dei minori che seguiamo. Proprio da questo intervento dal Borgo Vecchio è nato un intervento collaterale rivolto alle mamme, con l'obiettivo di creare uno spazio di condivisione, uno spazio in cui la mamma non è solo mamma, ma diventa autonoma, diventa un individuo che ha un proprio spazio e in questo spazio può creare una progettualità. Da questo impegno in ambito educativo con i minori e in ambito di empowerment di genere nasce poi tutta la programmazione dell'associazione, che negli anni cresce come numero. Attualmente siamo 12 dipendenti, si trasferisce nel quartiere di Ballarò e nel quartiere di Ballarò replica in costante contatto con tutte le altre realtà che lavorano da anni nel quartiere, prova a potenziare il lavoro proprio su questi ambiti. Qui su Ballarò prende consistenza e diventa realtà quello che è il lavoro di tanti anni delle associazioni che sono qui nel quartiere, ovvero il progetto Casa Ballarò. È un progetto che ha tantissimi livelli e ruota intorno a quattro assi principali: la scuola, che nella nostra idea e nel nostro progetto diventa una scuola aperta, quindi una scuola che si apre al territorio non solo fisicamente ma anche come opportunità di educazione per i minori e per le famiglie di minori. Un secondo asse che è appunto quello delle famiglie che hanno bisogno di un supporto, che si configura come empowerment, che viene canalizzato attraverso degli strumenti e dei percorsi attivati come potenziamento delle competenze informatiche, orientamento al lavoro, esplorazione delle proprie competenze. Un altro asse che è quello del terzo settore, che va a valorizzare il lavoro delle associazioni del quartiere, per cui attività scolastiche ed extrascolastiche trovano una sintesi e si incrociano nel lavoro delle associazioni che realizzano qui tantissime cose come eventi di quartiere. Abbiamo ancora un altro livello che è quello del quartiere. Il progetto Casa Ballarò prevede dei momenti di riqualificazione degli spazi urbani e creare in questi spazi dei luoghi piacevoli per essere vissuti dai minori e ancora dalle famiglie dei minori, ma in generale dagli abitanti del quartiere che si ritrovano in uno spazio e lo vivono. Casa Ballarò, ecco, è una sintesi di questi assi e siamo solamente all'inizio, ecco, di un percorso, perché è un progetto che dura 3 anni e siamo appena al primo anno, quindi ancora c'è tanta strada davanti e ce la stiamo mettendo tutta per farla andare avanti. Cala Onlus è un'associazione di promozione sociale che nasce nel 2010 nel quartiere Albergheria Ballarò. Gestisce principalmente il giardino di Madre Teresa, che è una ludoteca multietnica
dove praticamente abbiamo dato un servizio alle donne per lo più straniere che non rientravano nelle liste degli asili nido. Quindi sono famiglie straniere che arrivano in qualsiasi periodo dell'anno, non c'entra la prima accoglienza, che nel momento in cui queste mamme trovano un lavoro, diciamo non godendo di una rete parentale, quindi amici e parenti che possono tenergli i bambini, insomma nasce questo problema di dove metterli per poter andare a lavorare. Sono soprattutto donne che vengono dall'Africa subsahariana. Il progetto nasce da un gruppo di operatori e di volontari sensibili alle varie tematiche interculturali. L'attività principale è quella del Giardino di Madre Teresa, che è una ludoteca nel quartiere Ballarò. Abbiamo un gruppo di 40 bambini all'incirca come fascia di età 0-5 anni, che diciamo è la fascia più scoperta. È una realtà che si basa soprattutto sul mondo dell'associazionismo e del volontariato, che sono il punto di forza, nel senso che abbiamo tante persone che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente, a disposizione di questi bambini e per far sì che questo servizio vada avanti. È un servizio importante, nel senso che comunque copre un bisogno reale, che è quello di queste donne, e soprattutto si cerca di dare a questi bambini una proposta educativa la più possibile ampia, il più possibile varieggiata, in attesa poi di andarli a inserire nelle strutture pubbliche. E l'associazione si occupa anche di coprire dei bisogni primari di queste donne, di queste famiglie, fornendo loro quelli che sono generi di prima necessità. Si tenta di fare insomma una sorta di distribuzione di beni di prima necessità, ma anche di raccolta, di riuso, di riciclo, per evitare appunto l'uso e getta. Quindi si cerca insomma di fare questo, sia di indumenti usati, attrezzature per bambini, piccoli arredi, insomma di coprire questi bisogni. E quindi insomma è quello di cui si occupano i volontari. Poi abbiamo aderito anche a un progetto di Coppa Alleanza 3.0, dove praticamente andiamo a prendere 4 volte a settimana in un centro commerciale quelli che sono i prodotti in prossimità di scadenza, e quindi si realizzano le buste della spesa per queste famiglie, e quindi nello stesso tempo tutta questa merce non viene buttata. E in questo periodo che abbiamo attraversato, abbiamo cercato insomma di venire un po' incontro ai bisogni di queste famiglie, ma anche di altre. E quindi sin dall'inizio abbiamo creato un fondo che si chiamava il Banco del Sorriso, che tuttora diciamo esiste e che speriamo si concluda il prima possibile, nel senso che diremo un giorno la pandemia è finita e quindi lo possiamo chiudere, anche se dico già comunque qui delle emergenze esistono da sempre, però insomma su questo siamo intervenuti in un momento particolare, che è stato fatto all'interno appunto di questo quartiere in collaborazione con il comitato di quartiere SS Ballarò e di gran parte delle associazioni che lavorano sul territorio, quindi con cui lavoriamo in rete, e come diceva Ernesto prima sul progetto Casa Ballarò. E quindi il Banco del Sorriso nasce soprattutto appunto per raccogliere fondi, per acquistare generi di prima necessità, per venire incontro ai bisogni che si sono creati, ma sicuramente non per sostituirsi al comune. L'Italia che cambia ti fa pensare a qualcosa, a una prospettiva nuova, mi fa immaginare qualcosa che parte dal basso e quindi qualcosa che non è strumentalizzato dalla politica, dove io sto molto lontana, e che quindi è un cambiamento appunto, cioè qualcosa di nuovo che nasce e che speriamo vada avanti con delle forze proprie, anche se non è sempre facile. Io in particolare l'entusiasmo ci ho messo tutto, speriamo di non perderlo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi.